anche di scabroso. Anche la gioia di avere a che fare con degli italiani. Io lo so che lei ha accettato questo progetto per questo motivo, soprattutto aveva dato un'occhiata ad alcuni dei film e che lei, lo sapete, ama tantissimo l'Italia e il cinema italiano, il nostro modo di fare i film, e quindi l'ha elettrizzata, era piena di offerte, anche molto più altisonanti e più vantaggiose economicamente che fare la film di Virzì, eppure ha preferito, proprio perché aveva, si era informata, aveva chiesto, ma viene con una troupe italiana? Ha detto sì, lo voglio fare. Cioè aveva questa inclinazione, questa sua simpatia, questo suo amore, questo suo, credo, anche riconoscimento artistico, ispirazione artistica, gli piaceva confrontarsi con questa cosa. Per esempio il fatto che nel nostro copione, ci sono tante, questo è un film che è un archetipo, ce ne sono tanti simili anche, peraltro ne sta circolando adesso in sala una versione british e gay, Sally Tucci e sì. Colin Firth on the road, Supernova. On the road su un vecchio camper, uno dei due. Tra l'altro stanno anche benissimo. Sì, molto visto, è bello, molto straordinario tutti e due. Uno dei due per l'appunto ha una demenza precoce, in quel caso, perché non sono così anziani, e quindi fanno questo viaggio che potrebbe essere il loro ultimo nella lucidità di uno dei due. Ecco, che cosa ha però, che in effetti, che cosa non ha l'italiano, che invece per noi era fondamentale? Il rapporto tra la tragedia e la commedia, il lurido della vita, la passione e la gelosia, per esempio. C'è un momento del film nel quale ella si rende conto che John l'ha tradita e come reazione a quella di pigliarlo e portarlo nel peggior ospizio per vecchi lontani e lasciarlo lì e dire alla figlia in lacrime: mi sono finalmente liberata di quell'orribile impostore. Ecco, quindi questa storia che è romantica ha anche questi momenti tumultuosi che lei diceva: oh, I love that, this is Monica Vitti. Cioè sentiva che doveva farlo all'italiana, che non c'era un modo diverso di raccontare quel tipo di sentimenti, di alternare quindi un tocco che per lui era anche romantico, perché è una straordinaria storia d'amore, no? È una fuga dalle cure mediche per finire con un tripudio di fuochi d'artificio, addirittura con un'ultima grandiosa scopata tra una malata di cancro e un incoglionito d'Alzheimer, però appunto questo amore con questa venatura italiana, diceva Helen, ovvero laddove nelle relazioni ci si confronta anche con questi temi: il tradimento, la passione, la disfunzionalità relazionale. Ecco, quindi queste cose, per esempio, in questi altri film che io sento come cugini, non c'è perché non sono italiani. Secondo me hai ragione. L'ultima cosa, visto che non se ne va mai nessuno, tu hai avuto un doppio privilegio, perché poi lei in realtà ha fatto un altro film in Italia, di cui si parlerà ancora per secoli, ma Caligola, e c'era lei, c'era Piper O'Toole, c'era Malcolm McDowell, era il protagonista, c'era John Gielgud, che era un gigante, è stato l'attore di teatro più importante in Inghilterra. La lotta era tra lui e Laurence Olivier, ma in realtà poi ha fatto anche La vaccinata con Cucco Zalone, che è un'altra opera. sì, tra l'altro, bellissima. Ma perché aveva fatto il mio film? Io racconti deliranti, come ormai è leggenda Caligola e Vinto Brass. E lei non ne va, non ha fatto. Ma era raccontato un aneddoto esilarante.
in cui diceva che stavano girando in studio un'orgia tutti nudi, esatto, e che le comparse sono andate in sciopero per protestare contro la produzione di Renzo Rossellini che non pagava, hanno chiuso tutto il cast. In realtà era Guccioni, Guccioni, e poi era lui il produttore per sdoganare il posto. Sono rimasti per più di una giornata intera, completamente nudi, senza quel accesso ai propri abiti, in un teatro di posa, chiusi dentro dalla protesta delle comparse. E gli uomini si sono divertiti tanto. Marco Mingau almeno, ma Peter O'Toole e John Gilgad si sono divertiti a morire. Peter O'Toole era sempre embriaco. E diceva, io non sono mai divertito così tanto in vita mia.